sono tutto di ognuno. Ognuno può dire Padre Pio è mio. Io amo tanto i miei fratelli di esilio, amo i miei figli spirituali al pari dell'anima mia e più ancora. Li ho rigenerati a Gesù nel dolore e nell'amore. Posso dimenticare me stesso, ma non i miei figli spirituali, anzi, assicuro che quando il Signore mi chiamerà, io gli dirò: Signore, io resto alla porta del paradiso, vi entro quando ho visto entrare l'ultimo dei miei figli. Soffro tanto per non poter guadagnare tutti i miei fratelli a Dio. In certi momenti sto sul punto di morire, distretta al cuore nel vedere tante anime sofferenti senza poterle sollevare e tanti fratelli alleati con Satana. Cari fratelli e care sorelle di Padre Pio TV, il Signore vi dia pace. Oggi è un giorno particolare perché ci prepariamo a questa grande festa, che è la festa di San Pio Pietrelcina, che celebreremo già dalle prime ore di questa sera e soprattutto nel corso della notte con il Beato Transito e domani nella sua festa. E ci viene offerta appunto come riflessione di questa meravigliosa giornata una frase di Padre Pio, tra le più belle, tra le più conosciute, tra le più affettuose che egli stesso ci ha voluto donare, quando davvero si mette a disposizione di tutti e indica quale sarà il suo compito per sempre, uno soltanto. Ma vogliamo svelarlo questo attraverso le sue parole e vedere poi come una sottolineatura tre aspetti di questo suo profondo messaggio spirituale. Così ci lascia il Padre il suo pensiero, il suo testamento. Sono tutto di ognuno. Ognuno può dire Padre Pio è mio. Io amo tanto i miei fratelli di esilio. Amo i miei figli spirituali al pari dell'anima mia e più ancora. Li ho rigenerati a Gesù nel dolore e nell'amore. Posso dimenticare me stesso, ma non i miei figli spirituali. Anzi, assicuro che quando il Signore mi chiamerà, io gli dirò: Signore, io resto alla porta del paradiso. Vi entro quando ho visto entrare l'ultimo dei miei figli. Soffro tanto per non poter guadagnare tutti i miei fratelli a Dio. In certi momenti sto sul punto di morire, distretta al cuore nel vedere tante anime sofferenti, senza poterle sollevare e tanti fratelli alleati con Satana. Ecco, davvero viene messo a disposizione della nostra riflessione, della nostra crescita, come figli spirituali di Padre Pio, il suo profondo senso di amore. Nel suo cuore sente che Padre Pio è di tutti. Ma vogliamo comprendere cosa vuol dire questo attraverso i tre messaggi indicati in questo scritto che abbiamo appena letto. Innanzitutto, ognuno può dire Padre Pio è di tutti. Ecco, vorrei non pensare soltanto al fatto che ognuno ha come proprietà Padre Pio, ma Padre Pio è a disposizione con la sua vita, con il suo esempio, come modello di crescita cristiana, umana, spirituale, la propria vita. È modello per tutti di come si prega, di come si serve, di come si è disponibile al servizio dei fratelli. Ognuno può dire Padre Pio è la guida della nostra anima, anche a distanza di anni, anche se lui fisicamente non è più presente tra di noi. Il suo essere stato totalmente di Cristo, della Chiesa e dell'umanità è a disposizione di tutti. E questa è una ricchezza, perché avendolo a disposizione attraverso i suoi scritti, il suo luogo caratteristico, il suo luogo privilegiato che è San Giovanni Rotondo, ognuno può abbeverarsi a questa grazia e di tutti. Il secondo aspetto che Padre Pio ci indica davvero per una crescita spirituale come un buon padre che fa crescere i propri figli
è questa parola che lui ha ripetuto: io amo. Ha sempre amato, a cominciare ad amare dall'inizio. L'amore verso Zigrazio, partito per l'America per far studiare i figli, per farli crescere, per mamma Peppa che è rimasta lì a coltivare questi piccoli semi di grazia nella propria famiglia. Amo quel frate cappuccino che Padre Pio vide passare e che lo attirò, quel monaco con la barba, che fu per lui un grande esempio. Ha amato la preghiera di Pietrelcina, ha amato la preghiera dei suoi abitanti, ha amato l'umiltà di quella terra, ha amato l'obbedienza alla Chiesa, ha amato il sacrificio di rimanere qui o di essere trasferito. Ecco, l'amore è stata la caratteristica principale di quest'uomo, il modello di vita evangelica vissuta in un semplice frate cappuccino, che però è diventato, grazie a questa umiltà e semplicità, un capolavoro dello Spirito. Il terzo messaggio: sto alla porta fino a quando ogni mio figlio non sarà vicino a me nel regno di Dio. E questo è quello che chiede a Dio Padre. È una cosa molto bella, cioè si pone tra la terra e il cielo, alla porta. Uno sguardo all'interno, dove si vede e vive la meraviglia del paradiso, ma anche uno sguardo sulla terra, dove vede i suoi figli continuamente camminare sulle strade della perfezione, dove comunque vede anche coloro che si sono allontanati e lui dice in balia di Satana, e questa è una pena per lui. Ma non farà mancare mai la sua preghiera dal cielo, non farà mai mancare la sua intercessione presso Dio Padre per tutti questi figli che ancora camminano, per tutti noi che ancora camminiamo sulle strade di questo mondo, rischiando anche di sbagliare, rischiando anche di perderci. Ed ecco allora il messaggio che prepara la festa di San Pietro e Pietrelcina, ma soprattutto la vera carta d'identità di Padre Pio. Ecco, questo per noi è una grande consolazione e una grande gioia. Padre Pio è di tutti, sa solo amare e insegnare ad amare e soprattutto è alla porta del paradiso in attesa di farci entrare tutti. Oggi, 22 settembre, ricordiamo anche un'altra splendida figura di frate minore cappuccino, Sant'Ignazio da Santià. Ecco, questo sacerdote, poi diventato appunto cappuccino, questa figura meravigliosa, ci insegna davvero a mettersi a disposizione di tutti. Anche lui ha scelto, come dire, di servire il Signore nell'ordine cappuccino, un ordine che Padre Pio ha amato tanto e che ha formato tanto, sull'esempio di tanti nostri santi. Questo è molto importante, perché abbiamo ogni giorno una pietra miliare, un santo o più santi, che ci indicano il percorso da compiere. Pace e bene a tutti.